un nuovo punto rivendita di materiale edile è pronto ad accogliervi nella zona industriale di Carpinone Isernia ed il Vibro Edilizia. Nella vasta gamma di materiali si possono trovare manufatti in cemento antisismici di produzione propria, in argilla disponibili in varie misure, materiale isolante, laterizi, materiale in legno, ferramenta edile, stufe a pellet, camini, forni e barbecue, vasta gamma di pietre nazionali ed estere, linea prodotti Caracol con tintometro e pittura decorativa. Inoltre è possibile visitare lo showroom di ceramiche, sanitari e arredo bagno. Ed il Vibro Edilizia dispone di propri automezzi per effettuare consegne a domicilio. All'altezza dello svincolo per Carpinone Statale 17 troverete l'Edilvibro Edilizia. Bentrovati, siamo alla tappa numero 188 del nostro viaggio nel Molise che va. Il 15 maggio scorso qui a Isernia si è svolto un incontro molto interessante promosso da un'associazione che raggruppa tutti i malati di diabete. Questa associazione sostiene che l'assistenza è molto molto carente in città, eppure i malati di diabete sono tanti. Per ogni malato che sa di avere questa patologia ce ne sono due che non lo sanno. Noi abbiamo intervistato Emanuela Mazzola, che è responsabile di questa associazione, prima dell'incontro, e poi abbiamo intervistato il dottor Antimo Aiello, che è primario dell'unità di diabetologia del Cattarella di Campobasso, e due dirigenti dell'ASREM di Isernia, Luciana De Cola e Rosetta Iorio. In ultimo abbiamo parlato con un malato di diabete che ci ha parlato dei problemi che ha lui e i pazienti come lui. Emanuela Mazzola, a Isernia è vietato ammalarsi di diabete? Purtroppo, a quanto sembra, sì, anche se purtroppo poi la realtà non è così, perché ci si ammala di diabete ovviamente non solo a Isernia, però a Isernia il problema è che ovviamente manca l'assistenza al paziente diabetico, che invece è fondamentale. La vostra iniziativa? La nostra iniziativa è quella di chiedere a chi di dovere, appunto, che questo diritto della persona affetta da diabete sia ovviamente soddisfatto. Quindi il diabete è un problema cronico che ha bisogno di assistenza, e tutti i pazienti che Isernia non hanno più assistenza hanno invece il diritto di averne, e che quindi è necessario che viene ripristinato un servizio medico, appunto, assistenziale. Sono molti questi malati, e in concreto cosa farete voi a breve? Allora, i diabetici sono tantissimi in tutta Italia, non solo in tutto il mondo, ma sono ovviamente anche tanti ad Isernia. Abbiamo proprio l'obiettivo di dar voce a tutti questi pazienti che hanno bisogno di risposte, e abbiamo invitato ovviamente i vertici dell'ASREM, il sindaco, il presidente della provincia, il comitato pro veneziale, proprio appunto per sensibilizzare, per chiedere appunto delle risposte. Oggi come sono curati? Oggi i pazienti, chi può e chi ne ha la necessità, si deve spostare, perché Isernia è carente proprio da questo punto di vista. Si deve spostare ovviamente chi può, ripeto, chi non può non riceve assistenza. Dottor Aiello, ci siamo incontrati un'altra volta, lei stava dando dei consigli ai ragazzi dicendo come prevenire il diabete, perché insomma è una brutta gatta da pelare, però tutto sommato mi sembra che da noi è proprio vietato ammalarsi di diabete. Colgo un vago accento polemico nelle sue parole. Se lei intende qui a Isernia, in effetti Isernia sconta un vuoto organizzativo che deve assolutamente essere colmato. Quello per cui ci battiamo, sia gli operatori, sia l'associazione dei diabetici, sia anche l'ASREM, penso che sia interesse anche dell'ASREM e della sanità regionale, è quello di rendere omogenea l'accesso alle cure in una regione piccola tutto sommato come la nostra, che ha sicuramente dei punti di eccellenza nell'assistenza, ma che non è dappertutto così fruibile come in alcune parti della regione stessa. Se non si mette in rete l'assistenza dei pazienti diabetici, i costi aumentano, la malattia peggiora, le complicanze diventano sempre più importanti e la vita dei pazienti diabetici sempre peggiore. Penso che siano tutto sommato delle situazioni che possono essere risolte
se non si cancella la malattia diabetica dai piani sanitari, se ci si ricorda che il diabete colpisce il 7% della popolazione, quindi parliamo di oltre 25.000 persone, e che quindi ha un impatto sociale, economico, assistenziale elevatissimo. L'optimum per i senior come sarebbe organizzarsi? Ma questo lo devono dire anche gli operatori che lavorano ai Sernia, chi ha la responsabilità delle strutture sanitarie. Penso che prima di tutto le proposte debbano venire da loro, perché è giusto che sia questo che bisogna fare. Sicuramente bisogna aumentare le presenze dei diabetologi e le giornate delle possibilità di accesso alle strutture di tipo diabetologico, tenendo presente che la diabetologia non è una stanza in cui c'è qualcuno che fa una glicemia, è qualcosa di molto più strutturato e molto più importante, che può essere messo in rete con altre strutture che lavorano in regione per aumentare il livello delle prestazioni e non costringere i nostri pazienti poi a spostarsi a fare centinaia di chilometri. L'altra volta ha dato dei consigli ai ragazzi, vogliamo dare consigli agli adulti? Agli adulti per non diventare diabetici, o ai diabetici o agli adulti che già sono diabetici, ma per gli adulti che ancora non sono diabetici i consigli sono gli stessi che abbiamo dato ai ragazzi, fermo restando che ci sono le differenze legate all'età, quello di muoversi di più, alimentarsi in maniera corretta, penso che siano i dati fondamentali per prevenire la malattia, e sono gli stessi consigli che poi sono fondamentali anche per la terapia per chi il diabete già ce l'ha. Un rapporto fondamentale e importantissimo è anche con i medici di famiglia, che svolgono un ruolo primario poi sia nella diagnosi che nel seguire i pazienti che non hanno complicanze serie, e penso che tutti questi meccanismi debbano essere rioleati nella nostra regione. Dottoressa De Cola, si riuscirà a creare un'organizzazione ad accontentare i pazienti, le persone che soffrono di questo diabete? Io ne sono assolutamente certa di questa cosa. Le dico che la nostra presenza qui, io svolgo attualmente le funzioni di direttore sanitario del presidio ospedaliero di Sernia, è proprio volta a, la mia presenza qui rappresenta proprio un momento di collaborazione assoluta con l'associazione, di ascolto, e vuole essere anche una presenza propositiva. Le dico questo, che io parlo per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera ai pazienti diabetici, quindi attualmente l'assistenza all'interno del veneziale di Sernia ai pazienti diabetici viene assolutamente assicurata, perché noi svolgiamo attività di ricovero e cura, quindi soprattutto il regime di ricovero, e questo le posso dire che viene assicurata anche egregiamente nell'unità operativa complessa di medicina interna di Sernia, che è sotto la direzione della dottoressa Politi. Il problema si pone soprattutto perché, almeno da quello di cui sono a conoscenza, c'è una carenza a livello assistenziale, a livello di un centro specialistico, specialistico che faccia da unione, in questo caso per i pazienti diabetici, tra i medici di medicina generale e l'ospedale. Quindi io mi auguro che questa carenza di questo centro specialistico, che attualmente funziona ma solo in parte, possa funzionare tutti i giorni, e che ci vengano date quelle risorse per poter, vengano date a chi di competenza è tenuto ad organizzare questo centro, vengano date le risorse per poterlo organizzare al meglio e quindi soddisfare le esigenze dei pazienti diabetici. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto dell'assistenza al paziente diabetico, che oggigiorno si tende a creare dei percorsi diagnostico-terapeutici che vengono organizzati in maniera puntuale ed in maniera omogenea su tutto il territorio delle aziende sanitarie locali, per cui viene dato anche al paziente un mezzo
per poter accedere ai servizi in una maniera che sia sempre chiara, trasparente, già predefinita e che diciamo, sia anche a tutela di eventuali ridondanze, sia esse prescrittive, sia esse diciamo, di assistenza, ripeto, diciamo, anche a volte esuberante, che potrebbe creare invece delle carenze ad altri livelli. Quindi stabilire, a mio avviso, si dovrebbero a livello proprio aziendale, sicuramente siamo su questa strada, tutti insieme, definire dei percorsi assistenziali che siano fatti a tutela del paziente che viene preso in carico in questo percorso e che quindi diciamo, partecipa anche attivamente alla propria cura. Senta, giù al Veneziale, al primario del pronto soccorso, si lamenta un giorno sì e l'altro pure, sono migliorate le cose, sono migliorabili? Guardi, io per quello che mi risulta si sta provvedendo all'integrazione del personale che il dottore Pastore aveva richiesto, quindi sicuramente siamo sulla via della soluzione della problematica, assolutamente sì. Presidente Iorio, la ricreazione dalla politica è finita, adesso il lavoro quello di sempre con i problemi di sempre. Oggi si parla dei problemi che hanno i pazienti del diabete, ne sono tanti e lamentano una carenza dell'assistenza. Al di fuori dell'ospedale poca roba è stata organizzata. Allora, intanto abbiamo continuato sempre a lavorare. La lagnanza delle persone è una lagnanza giusta e tutte le loro recriminazioni sono giuste e noi dobbiamo dare di più in quest'ambito, ma proprio per evitare che questa malattia diventi sempre più, vada sempre più in diffusione e che si complichi sempre di più per mancanza di assistenza. Noi abbiamo cercato di dare la risposta con le nostre possibilità, non è un mistero che ci sono delle negatività nella sanità dovute alla mancanza di fondi. Quindi non è mancanza di buona volontà, ma è proprio mancanza di disponibilità. Però io credo che con la stessa disponibilità economica qualche cosa in più possiamo farla e forse stasera è anche un'occasione per vedere, per fare il punto della situazione e per chiarire anche ai cittadini qual è il problema. Io credo che non mancherà la buona volontà della direzione generale che sta cercando di fare quello che può e che aspetta anche forse le nostre istanze un po' più precise. Io credo che poi per quanto mi riguarda lamento una sola assenza che è quella del diabetologo, per il resto abbiamo tante professionalità pronti a lavorare per i malati, pieni di buona volontà, abbiamo cercato di coprire delle situazioni così che manifestavano delle carenze, siamo pronti a dare i presidi tutti i giorni, avevamo un ambulatorio a giorni fissi, quindi stavamo cominciando a dare delle garanzie, a monitorare il fenomeno che è una cosa molto importante e quindi a conoscere anche il fenomeno che ci consente poi di programmare correttamente, consente a chi programma, perché io non programmo, di programmare correttamente. Io sono fiduciosa che insomma nei prossimi giorni si prenderanno delle decisioni, mancano poche cose perché il servizio possa rispondere alle esigenze dei cittadini, a volte quell'anello che manca compromette tutta la catena di aiuto, quindi diciamo che noi abbiamo tante professionalità, tante cose, dobbiamo creare quei piccoli anelli che poi ci consentiranno di dare una risposta sufficiente. Noi non vogliamo l'ottimo, vogliamo il sufficiente per i nostri cittadini. A proposito di consentire, mi consente di fare una domanda? Come vede quello che succede oggi a Palazzo San Francesco, stando fuori? No, io non seguo da vicino quello che succede a Palazzo San Francesco e quindi lo vedo un po' da cittadina e devo dire che le notizie non sono così precise per poter dare poi un giudizio. Vedo quelle opere che noi abbiamo così portato a compimento oggi, le vedo inaugurate, mi fa molto piacere ed è una conferma che noi abbiamo ben operato. Quali sono i problemi di uno che soffre di diabete ad Isernia in relazione all'assistenza poca, molto o assente? Assistenza attualmente scadentissima, anzi assente. Il servizio che c'era una volta si è vanificato, si è volatilizzato. I problemi che ci sono per un diabetico sono tantissimi. Nel caso mio la retinopatia, io sono dovuto andare in pensione un po' anticipatamente perché non vedevo più, non leggevo più in ufficio. L'altra cosa comune al diabete, affine al diabete, è il decadimento fisico generale.
Io mi sono rotto il femore 6 mesi fa, chi mi dice che la questione diabetica non influisce, non riesco a buttare la stampella qua? Ma poi sono problemi cardiologici, problemi di podologia, i piedi, i malanni, eccetera, sono tanti. Noi abbiamo bisogno di un servizio che non includa solamente il diabetologo, ma tutto lo staff annesso e connesso per le controindicazioni che il diabete dà, il cuore, gli occhi, i piedi e tante altre cose. Questo manca oggi? Ma manca completamente, non c'è proprio niente. Io vengo assistito attualmente, comunque dal punto di vista diabetico, dalla dottoressa Ciarambino, la quale è del reparto medicina, e però a chi glielo chiede o chi ha la fortuna di andare in day hospital a fare degli accertamenti, troviamo quella che ci assiste, la quale è tanto disponibile che addirittura dà il suo numero privato ai pazienti, e io così ogni tanto la chiamo e dico: posso venire a fare la visita? Dopo aver fatto gli accertamenti, eccetera, e quella è disponibile e mi fa la visita. Noi vorremmo che la visita si facesse in un ufficio a parte, i giorni della settimana, per tutti quanti, non per me che in qualche modo io me la cavo, capito? Per tutta la popolazione, qua siamo tanti, non è uno solo, siamo migliaia i Isernia. In tutto il Molise siamo qualcosa come 25.000, ho letto io, quindi è un problema sociale. Ma d'altra parte il nostro problema non è un problema che solleviamo noi, è un problema che ci mette a favore la legge. La Costituzione dice che la salute deve essere garantita, altre leggi, c'è una legge regionale che istituisce e stabilisce quali sono le modalità e come si crea il servizio diabetologico ai Isernia, con un aiuto ospedaliero, 2 medici, 3 infermieri, capito? È proprio stabilito, non mettere il servizio significa non dare attuazione alla legge. Allora la legge in provincia, in regione, che l'hanno fatta fa? Cosa l'hanno fatta fa? Impressionanti dati per quanto riguarda il numero di malati di diabete in Italia, ma nel Molise in particolare. Secondo servizio, si è svolto domenica scorsa, qui sempre ad Isernia, la seconda edizione della Run for Lir, facciamo correre la ricerca sulla malattia di Huntington. Anche quest'anno vincitore è stato il nostro Andrea Visone, noi c'eravamo. Anche la seconda edizione della Run for Lir, una corsa per la vita, iniziativa di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulla malattia di Huntington, ha superato brillantemente l'esame. Meritoria davvero la sensibilità della Nuova Atletica Isernia in primis, che si è fatta carico di tutta l'organizzazione dell'evento, che per una domenica ha riempito la pur capiente piazza Giustino Duva di Isernia di persone di ogni età, tutte presenti con il comune obiettivo di dare una mano alla ricerca per arrivare a sconfiggere la malattia di Huntington, che è genetica, neurodegenerativa, riconoscibile con un test sul DNA e purtroppo indebolisce sia il corpo che la mente, condannando il malato ad una progressiva ed irreversibile disabilità. Anche i figli hanno probabilità pari al 50% di ereditarla da un genitore malato. Intere famiglie rischiano di essere colpite e la qualità e lo stile di vita dei componenti gravemente compromesse. La ricerca rappresenta l'unica speranza per una cura di prevenzione o in grado di rallentarne il decorso. La LIR, Lega Italiana Ricerca Huntington, presieduta da Ferdinando Squitieri, da anni è impegnata a sostenere l'attività di ricerca scientifica e l'assistenza gratuita. A promuovere e coordinare le iniziative della Lega su tutto il territorio nazionale, ma la richiesta di aiuto arriva anche da oltre i confine e non si fa finta di non sentire, è la dinamica Barbara D'Alessio, addetta alla comunicazione della Onlus. Ma torniamo alla corsa di domenica, per il cui successo va dato merito a diversi sostenitori, alcuni particolarmente sensibili, come la palestra femminile Curves, il rifugio albergo per animali domestici Cuccia Paradiso, della famiglia Iacovone, della vicina Capriati al Volturno. Sì, proprio i genitori del compianto poliziotto Giuseppe Iacovone, vittima di quel tragico incidente stradale a macchia di Isernia. La loro sensibilità alla solidarietà è doppiamente meritoria.
Mentre lo staff organizzativo raccoglie adesioni ed offerte, noi realizziamo alcune interviste, partendo dalla brillante Maria Antonietta Tortola, speaker di gran classe e simpatia da vendere. Il calcio sui maccheroni di questa manifestazione è Maria Antonietta Tortola, un mondo di simpatia che travolge anche un pochino il pubblico. Che manifestazione sarà questa? La protagonista di questa giornata naturalmente non sono io, ma è la LIR, l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Corea di Huntington, e la Nuova Atletica Isernia, che ha organizzato questa giornata di solidarietà, una corsa di 5 km. La città sta rispondendo, c'è stata una prima edizione l'anno scorso che ha avuto molto successo, quindi insomma, organizzazione rodata, sta arrivando tantissima gente, quindi sarà sicuramente una giornata piena di emozioni e sarà un successo anche stavolta. Al di là dei venti di crisi che tirano, le persone hanno voglia di vedersi, di ritrovarsi e di essere solidali. Assolutamente sì, hai detto bene, soprattutto di essere solidali, perché con un piccolo contributo si può aiutare un malato, la famiglia di un malato, si può dare sostegno. In questo la città di Isernia ha sempre risposto abbastanza bene, anche quest'anno non si sta smentendo. Non è in laboratorio, ma è con la maglietta della LIR per questa gara di solidarietà. È allenato? Allenato, poco allenato, però oggi direi che non conta, perché corriamo per una causa molto giusta, che è quella di raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Non sono in laboratorio, ma è come se lo fossi, perché oggi è come se ci fosse un continuum tra quello che facciamo sul banco è quello che poi facciamo nella vita, che è molto importante per noi, ma soprattutto per i malati di corea di Huntington. Ma cos'è questa corea di Huntington? Allora, la corea di Huntington è una malattia del cervello, una malattia ereditaria, è devastante, è molto invalidante, è una malattia familiare e che necessita di supporto scientifico, ma supporto ai pazienti, supporto alle famiglie. E noi con la LIR, con questa corsa e con tante altre iniziative che organizziamo, ci cerchiamo di dare questo supporto, quindi questo supporto a 360 gradi. Ma la ricerca a che punto è oggi? Allora, noi stiamo facendo tante cose e ci sono tante novità e tante cose che nei prossimi mesi verranno fuori. Noi lavoriamo 24 ore su 24 e collaboriamo con tantissimi gruppi sparsi nel mondo che si occupano della nostra stessa malattia, per raggiungere un obiettivo che è quello comune, quello di trovare, di migliorare la condizione della vita delle persone e di ricercare qualche cosa che possa essere utile in futuro per una cura. Quale nazione all'avanguardia per la ricerca? Sicuramente noi in Italia facciamo del nostro meglio, ma sia in Europa che in Nord America e soprattutto in Canada ci sono laboratori molto molto importanti con i quali noi collaboriamo. Buon lavoro allora. Grazie. Chi ha creduto dal primo momento in questa manifestazione a sfondo benefico è la palestra Curves, con noi la direttrice Cristina e una collaboratrice che si chiama Marisa. Allora, Cristina, è importante aiutare e cercare di fare qualcosa per chi soffre? Certo, noi cerchiamo sempre di aiutare. Il mese di ottobre la dedichiamo alla prevenzione al tumore al seno e il mese di maggio la dedichiamo alla LIR per questa beneficenza che facciamo anche per loro. Diciamo poi che per fare una bella figura in queste manifestazioni che sono così una festa, frequentare la palestra non guasta. Frequentare la palestra aiuta molto, in tutti i sensi. E salute, fare attività fisica e soprattutto salute. Nella vostra palestra vengono solo donne, palestra solo per noi donne. Ci dedichiamo solo 30 minuti al giorno per sentirci bene, per avere una buona salute soprattutto. A che cosa mirano essenzialmente le donne? Sicuramente la prima cosa sembra estetica, però dopodiché si rendono conto che fa tanto bene alla salute, allora diventa la prima cosa. Cristina, ma lei corre? Un pochino, non troppo.
dedico alla mia palestra. Irene Mazzant, lei appartiene alla famiglia della LIR, con quale ruolo? Io sono una psicologa, e faccio parte della LIR ormai da un po' di tempo e sono onorata di far parte e di collaborare con questa associazione che si impegna soprattutto per la ricerca di questa malattia che è la malattia di Huntington e soprattutto sono onorata del lavoro che facciamo perché cerchiamo di dare sostegno oltre che ai pazienti soprattutto ai familiari e cerchiamo di garantire grazie al sostegno di tutti i nostri associati di garantire ambulatori gratuiti alle famiglie. Vogliamo fare vedere i suoi occhi stupendi a chi ci guarda da casa? Allora, c'è sensibilità da parte delle persone verso la ricerca, verso le persone che soffrono? La sensibilità delle persone c'è stata dimostrata nel tempo, si sta consolidando ed è proporzionale a tutto quello che le persone ci dimostrano, alla solidarietà e agli eventi che riusciamo anche ad organizzare con la partecipazione di tutti, e questo oggi è una testimonianza della vicinanza che le persone hanno alla LIR e alla ricerca. Quali sono le difficoltà maggiori che incontra in questo suo lavoro? E personalmente è un lavoro impegnativo, è un lavoro di responsabilità e quello che la soddisfazione più grande che si ha è la vicinanza che viene trasmessa e dimostrata dalle persone che ci sostengono. I familiari devo dire che sono molto vicini in questo a noi e a tutti i nostri collaboratori e c'è anche una sorta di rete che si sta creando tra i familiari che vivono questa esperienza difficile quale la malattia. Riusciremo a sconfiggerla? E questa è la speranza che abbiamo tutti ed è il motivo per cui dobbiamo sostenere la ricerca, perché il punto di forza e il punto di svolta per il futuro è proprio la ricerca. Quindi chiediamo a tutti di sostenere la ricerca e di sostenere la LIR. Francesca Elifani, lei pure appartiene alla famiglia della LIR? Sì, anch'io sono psicologa e lavoro col dottor Squiglieri e mi occupo di malattia di Huntington, quindi oggi sono qui per rappresentare la LIR e tutto il nostro gruppo di lavoro. Ma com'è il dottore Squiglieri? È un medico meraviglioso, è una persona estremamente umana, molto vicina ai pazienti e un grandissimo ricercatore. Sono molti le persone che si rivolgono a voi, gente che ha bisogno di aiuto? Sì, sono veramente tante, oltretutto da noi affluiscono da tutta Italia, quindi seguiamo veramente tante persone. E la malattia di Huntington è una malattia rara, ma per quanto sia rara in realtà alle volte noi stessi restiamo stupiti per i numeri che ci ritroviamo ad affrontare, con cui lavoriamo. Secondo lei la ricerca a che punto è? La ricerca è a un buon punto, insomma, è il caso anche di dare un messaggio di speranza e di incoraggiamento alle persone, sicuramente è un buon punto, però bisogna ancora lavorare. È molto bello che voi che fate parte di questo staff avete tutta questa maglietta e oggi siete della partita, della corsa. Certo, assolutamente, tutti quanti, oggi correremo tutti quanti, certo, correremo tutti quanti assieme. Professore, non è che è più impegnativa questa corsa nella ricerca alla quale si dedica anima e corpo? Assolutamente no, è molto più impegnativa la ricerca e darà risultati certamente. Invece poiché io ho fatto caso che ho dato la mia ginocchiera prima che cominciassi a correre, ho capito che la domanda l'hai fatta riferita a questo e ti smentisco. La partecipazione c'è, quindi c'è una buona sensibilità per quanto riguarda questo tema? Ma certo, sì, le persone sono sensibili a questo problema, ormai siamo riusciti a farlo conoscere anche un po' di più nella nostra regione e quindi sono molto contento che le persone partecipino e che la sensibilità su questo tema sia portato avanti. Nell'ultimo anno, qua stiamo parlando di corsa, nell'ultimo anno la ricerca ha fatto un po' di cammino? Ha fatto moltissimo cammino,
e oggi noi siamo in una situazione assolutamente anche di enorme visibilità in Italia sulla ricerca scientifica nella malattia di Huntington, studi sperimentali anche farmacologici con nuovi farmaci sono vicini, cominceranno a breve, quindi c'è molta attenzione e questo bisogna sottolineare per la presenza di una struttura di ricerca come Neuromed in Molise. Anche. Che messaggio possiamo dare a chi ha questa patologia, alle famiglie? Di avere molta fiducia, perché la distanza dalla terapia si accorcia ogni anno di più e quindi noi riusciremo in un tempo ragionevole a dare una speranza reale. Allora, buona corsa. Grazie. Dopo la tradizionale foto di rito sulla linea di partenza, è Luciano Di Pardo, coadiuvato dal presidente della NAI Agostino Caputo, a dare il via alla corsa. Intere famiglie indossano la maglietta arancione della LIR, qualcuno fa partecipare anche il suo amico a quattro zampe e tra i concorrenti c'è chi corre, vedi Andrea Visone, chi non riesce a stare in scia, chi cammina, chi passeggia, ma tutti con animo sportivo e sereno. Come da pronostico, il nostro Andrea Visone concede il bis, anche con un buon tempo, considerando che solo da poco ha ripreso gli allenamenti. Presidente, anche quest'anno la sua presenza, una sensibilità particolare. Certo, il CONI è vicino a queste iniziative, ma tutti dobbiamo essere a sostegno di questo tipo di iniziative. Le malattie rare sono un problema e ognuno di noi deve dare un contributo per poterlo affrontare nel migliore dei modi. Io sono qua in una duplice veste come presidente del CONI e come vicepresidente della Fondazione Neuromed, quindi proprio per testimoniare l'attenzione viva verso questo tipo di problemi. E presso il Neuromed si stanno facendo delle ricerche in materia molto interessanti e il capofila è proprio il professore Squitieri. Sì, certamente il professore Squitieri è una punta veramente notevole nella ricerca a livello europeo. È una persona squisita che non solo si interessa di queste problematiche e le cura, ma si attiva anche per mettere in movimento iniziative come questa che sono di solidarietà e anche di reperimento di qualche risorsa. Quindi. Bravo il professore Schittieri come ricercatore, ma bravo anche il nostro Andrea Visone che ha fatto bis quest'anno. Beh, Andrea è un punto di riferimento anche lui, molto bravo, corre bene, ha partecipato e questo già è un grosso merito ed è una speranza per tutti noi. La cosa più importante oggi era sostenere la LIR nella sua ricerca, la ricerca e i ricercatori. La coria di Huntington è una malattia molto molto rara e grave. Era importante sostenere la nuova Atletica Isernia e la LIR, come al solito sono stati bravissimi ad organizzare una bella giornata di sport e di solidarietà. Isernia non è rimasta indifferente e questo è molto molto importante. Tu rappresenti l'Atletica Isernia? Sì. Siamo una società piccolina, però non c'è alcuna rivalità con la nuova Atletica Isernia, anzi ci si parla spesso, si corre insieme, è una bella collaborazione direi. Nonostante gli impegni che derivano dalla tua collaborazione con TLT in Molise, sei riuscito ad allenarti? Sì, sono riuscito a riprendere gli allenamenti da un paio di mesi dopo un lungo stop, finalmente mi mancava. Auguri allora per il Tris. Grazie. Per le donne vincitrice Daniela Pellegrino che non riusciamo ad intercettare. Luciano, so che hai fatto i salti mortali per essere presente a questo appuntamento. Sì, sono rientrato stanotte alle 4 da un'altra gara a Ferrara. C'erano dei tuoi atleti?
Sì, eravamo atleti delle Fiamme Gialle e quindi sono andato come accompagnatore. E quindi da lì ieri sera c'era la gara alle 8, sono rientrato direttamente stamattina. Questo è molto bello. Qui intanto ha fatto bis Andrea Visone. Complimenti, adesso dovrà fare il tris l'anno prossimo, quindi bravo. L'anno scorso c'era Lalli, quest'anno purtroppo non c'era, forse aveva qualche fastidio e magari tornerà l'anno prossimo. Perché sono importanti questi momenti di aggregazione? Ma in questo caso dimostra tutta la vicinanza del mondo dello sport al mondo della ricerca, che come si è dimostrato anche a livello nazionale e a livello mondiale possono andare di pari passo per un lavoro comune, ecco. Questo è molto bello perché poi non sempre lo sport dà dei messaggi positivi. Ma dipende, sono sport e sport. Alcuni episodi certo sono più negativi che positivi, ma in generale queste manifestazioni lasciano sempre qualcosa di buono. Claudio Di Ludovico, anche quest'anno in prima linea. Sicuramente, perché credo che sia un dovere di tutti gli sportivi essere solidari con chi è più sfortunato, e questo è nel DNA della nostra società, della NAI, quindi organizzare questo tipo di manifestazione, poi insieme alla LIR è un piacere doppio. Lei si allena per essere sempre così in forma? Cerco di allenarmi con risultati comunque modesti, non, mi ha intervistato dopo Luciano Di Pardo, insomma è un po' troppo. Auguri per l'anno prossimo a lui. Grazie, ci sarò. Agostino Angelaccio è l'esempio che nella vita tutto è possibile. No, partecipiamo non solo da un punto di vista sportivo, ma soprattutto per questa iniziativa sulle malattie rare. Una corsa per la vita molto più importante di una corsa per lo sport. Noi integriamo e abbiniamo tutte e due. Poi chi viene da Capracotta ha sempre una marcia in più. Beh, no, cerchiamo di fare un po' di sport, lo sci, l'alpinismo, la corsa, insomma. Cerchiamo di mantenerci in forma, ma soprattutto l'esempio oggi è quello di partecipare a questa magnifica edizione per quanto riguarda le malattie rare. L'abbinamento sport solidarietà è molto bello. È perfetto. E credo che questo si verifica non solo qui ma in tutte le parti d'Italia. C'è una maggiore sensibilizzazione a questi problemi, perché adesso si stanno evidenziando sempre di più, e allora ben venga l'opportunità di poter contribuire simbolicamente a un'offerta. Temo che sia più difficile correre anziché fare l'avvocato. Ah, sicuramente, però è per una giusta causa e sono contenta di sacrificare anche la mia domenica per questo. Vogliamo dire qual è la causa? La causa è il sostegno, appunto questo contributo a sostegno della LIR, che è un'associazione che cura la corea di Huntington in particolare, ma in generale le malattie rare, ed è, si sta veramente impegnando appunto anche con queste manifestazioni per coinvolgere anche quanta più collettività possibile, per sensibilizzare veramente per una malattia che porta alla morte, quindi bisogna assolutamente trovare una cura. Puntuale come sempre a questa competizione? Sì, no, non potevo non esserci, assolutamente, e sono contenta per come è andata, c'è tanta gente come mi aspettavo, grazie a tutti. Questo quadretto è un po' casuale, però si dice che il braccio destro del professor Squitieri è lei? Beh, dobbiamo chiederlo al professor Squitieri, tuttavia noi siamo sempre presenti e supportiamo qualsiasi attività della LIR e anche le attività di ricerca che giornalmente vengono svolte in laboratorio. C'è una sufficiente sensibilità da parte di chi sta bene verso chi soffre? Credo di sì, credo che la gente stia diventando sensibile al problema. Barbara, portavoce della LIR, mi sembra che pure quest'anno le cose stanno andando nel verso giusto. Sì, abbiamo questa impressione, ringraziamo tutti per la loro partecipazione. È molto bello vedere questa nuvola arancione che corre a sostegno della ricerca e anche per esprimere solidarietà alle persone che hanno questa malattia rara. Quindi siamo veramente soddisfatti e ringraziamo di cuore tutti quelli che hanno aderito al nostro invito e che sono qui oggi. La corsa com'è andata? Sembra bene, però ovviamente non siamo ancora in grado di dare dei numeri, nel senso adesso non saprei dire quante persone si sono iscritte, successivamente faremo diciamo una valutazione e ve lo comunicheremo. Intanto al traguardo il primo è stato Andrea Visone di TLT Molise. Complimenti a TLT Molise, allora doppiamente per la sensibilità, diciamo sia per essere qui con i giornalisti, con l'operatore, e a maggior ragione perché si sono spesi, hanno messo la loro faccia, e ringraziamo tanto Andrea. Professore, anche quest'anno le ginocchia non l'hanno tradita.
Non ho l'età per essere tradito dalle ginocchia, ho diverse braccia destre, almeno due importanti, che sono Tessa Di Pardo e il dottor Maglione, e diverse braccia sinistra perché sono tentacolare, quindi ogni braccio ha il suo compito e funzionano tutte molto bene. Noi speriamo di mantenere sempre alta la sensibilità sul tema delle malattie rare e della malattia di Huntington in particolare, perché il nostro obiettivo e la nostra missione è nel nostro cuore, e quindi noi cercheremo in tutti i modi di sensibilizzare quante più persone ci possiamo permettere. Magari l'anno prossimo qualche altra buona notizia sulla ricerca. Sì, speriamo di sì, assolutamente sì. Margherita Mancini, tu tra le donne sei arrivata seconda, sei ragazzetta, quanti anni hai? 13. Ma da quanto corri? Atletica ho iniziato quando avevo 8-9 anni, però diciamo che mi piace molto la resistenza, però faccio un po' di tutto. Ma fai parte della famiglia della Nuova Atletica? Sì, da appunto da 4 anni più o meno. È stata bella questa passeggiata di questa mattina? Sì, anche perché erano i miei primi 5 chilometri, perché di solito faccio 1,5 km, 1 km, non di più. Senti, tu che sai di questa malattia per la quale si fa questa ricerca? Veramente non sapevo, non so tanto, infatti devo informarmi perché è interessante. Che classe fai a scuola? La terza media. Auguri, sei brava, immagino che sei brava, sì. Sì. Auguri. Allora. Grazie. Incontriamo Anna Melone, amministratrice di Cuccia Paradiso, e Sonia Iacovone, sorella del compianto Giuseppe, poliziotta lei pure, portavoce del papà per l'occasione. Anna Melone, lei è l'amministratrice di Cuccia Paradiso. Io quando ho sentito la prima volta questo nome non ci ho fatto caso, però pensando dopo, Cuccia Paradiso, cioè voi create il paradiso per i cani? Praticamente sì, sì. È un canile rifugio, pensione, per i cani abbandonati, e abbiamo un bel numero di adozioni, abbiamo delle associazioni che partecipano alle adozioni, alla cura e al benessere dei cani randaggi. Siete alle porte di Sernia, nella vicina Capriate a Volturno? Sì, siamo proprio a pochi chilometri dal confine con il Molise. So che l'ASREM di Sernia è molto soddisfatta perché collaborate anche con l'ASREM qui alla nostra città. Sì, abbiamo il servizio di accalappiamento per tutto il Molise e cerchiamo di fare del nostro meglio. Si diceva delle adozioni, sono molte le persone che vengono a visitare i vostri cagnolini e poi si riportano a casa. Sì, praticamente io parlo per conto di mio padre, che è il proprietario di questa struttura, e noi è da diversi anni che gestiamo questo, la mia famiglia gestisce questo canile, e in media abbiamo l'anno scorso 134 adozioni, abbiamo... Sì, la media annuale è molto alta, una percentuale molto alta di adozioni. Il nostro scopo è quello di, oltre che diciamo abbiamo questa passione, questo amore per gli animali che è innata, ma anche quello di sensibilizzare le persone nel, diciamo, nell'avere questo rapporto con gli animali un pochino più attento e più... trattarli con più amore, perché tante volte vengono abbandonati a loro stessi per le strade, per i paesi, maltrattati soprattutto, e non è giusto. E questo nome? Ma è stata una cosa spontanea, siccome la nostra struttura è immersa nel verde, nel Parco del Matese, e quindi a vederla dà proprio il senso di un paradiso, e allora Cuccia il cane, Cuccia Paradiso, è stata così una idea di mio padre venuta spontanea. Secondo lei, in un palazzo, avere un cane in famiglia, un cane in casa, è consigliabile o no? Dal mio punto di vista io credo che ogni animale deve stare nel suo habitat, deve stare all'aria aperta, in mezzo alla natura, però ciò non toglie che con le dovute attenzioni, con magari portando spesso l'animale all'aperto, in campagna, a sgambettare, con l'affetto dovuto si può anche tenere in casa, ovviamente non un alano, ma un piccolo cucciolo è gestibile anche in casa. La cerimonia di premiazione, la soddisfazione degli organizzatori,
quella del professore Squitieri e le testimonianze, sofferte, ma piene di dignità e di forza d'animo, di Palmina Giannini e Clotilde Colantuono. Presidente, è andata pure quest'anno? Sì, grazie alla partecipazione di tantissima gente, anche quest'anno siamo stati assistiti pure anche dal bel sole che questa mattina abbiamo trovato qui ad Isernia, e diciamo che la manifestazione sta prendendo corpo, anche quest'anno ci sono avvicinate tantissime persone nuove, stanno ancora ai gazebo a raccogliere i fondi per offerte per la LIR e speriamo di raggiungere una bella quota, così saremo felici per i ricercatori. La tua corsa com'è andata? Ma io ho fatto un po' di defaticamento, ieri come la mia società siamo andati a fare una manifestazione, una gara a Cassino, la Cassino Monte Cassino, e oggi abbiamo fatto un po' di scarico, quindi abbiamo alleggerito un po' le gambe. Tutto questo a vantaggio di Andrea che ha fatto bis, Andrea Visone. È tutto questo a vantaggio di Andrea, che lui non si fa le gare, non si è fatto la gara e quindi era fresco, pimbante, è riuscito anche quest'anno, sono contento per lui, a vincere la gara maschile. La gara femminile penso che l'abbia vinta la nostra atleta Daniela Pellegrino, che anche lei era stata ieri là a Cassino. Però a Daniela ormai ci è abituato a tutte queste sorprese, è fortissima. Alle spalle c'è questo striscione dei campionati assoluti allievi. Sì, 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 no, assolutamente sì. Mo parlavamo con il presidente del CONI, regionale, stiamo organizzando un convegno che sarà un convegno tecnico, scientifico ed anche alimentare, quindi lo stiamo allestendo con personalità e relatori di altissimo livello. E poi ci sarà la gara il giorno dopo, il 2 agosto. Per la gara siamo a buon punto pure a livello di organizzazione, adesso mancano i dispositivi tecnici, le iscrizioni delle squadre, sono già arrivate delle prenotazioni, alberghi cittadini, e quindi ci stiamo preparando al meglio. Dal punto di vista delle spese siamo tranquilli? Diciamo che abbiamo, no, tranquilli non ancora, perché purtroppo abbiamo ancora dei contatti da chiudere. Io ho detto ai miei collaboratori che siamo a buon punto, non siamo ancora tranquilli, diciamo, però devo dire la verità, noi dobbiamo ringraziare innanzitutto le nostre istituzioni, che chiaramente molte volte se ne parla pure male, però questa volta hanno accolto questo evento con grande entusiasmo, ci credono, e infatti abbiamo avuto già contatti ormai da parecchio tempo con il consigliere Conterga allo sport della regione Molise, Carmelo Parpiglia, che ci ha assicurato che la regione ci sarà al nostro fianco, così come il comune, tutta la giunta comunale già ci hanno dato assicurazione, e la Camera di Commercio. Stiamo lavorando un po' per i partner commerciali privati e abbiamo buoni contatti, ancora non chiusi, però speriamo a breve di poter chiudere queste trattative. Male che va, tu lavori in una banca. Facciamo un video alla banca, chiediamo un video alla banca, e quindi cercheremo di sopperire. Il problema grosso quest'anno è che noi un mese e mezzo dopo circa, organizzeremo la Corisernia, quindi voglio dire un altro evento di carattere nazionale che ci vedrà impegnati tantissimo, quindi stiamo cercando di coinvogliare le forze pure economiche su tutti e due eventi. Andrea Visone, eccolo qui, un applauso per il vincitore della seconda edizione di Run for Lear. E intanto chiedo ad Agostino Caputo di arrivare immediatamente sul palco. Eccolo qui Andrea, bravissimo. Ah, ok. E allora, ecco la coppa. Perfetto, primo classificato della seconda edizione di Run for Lear, Andrea Visone. Andrea, vuoi dire qualche parola? Solo per sostenere la LIR, la ricerca, perché svolge un lavoro molto molto importante. Un ringraziamento che ha fatto la nuova Atletica Isernia, che come al solito si è organizzata molto bene, soprattutto nel segno della solidarietà, che questa è la cosa più bella. Grazie, grazie ad Andrea, grazie. Dove vai? Vieni qui, scappa, lui è veramente timidissimo. Allora, e invece il presidente del CONI.
Ok, allora prima di premiare la prima classificata chiamo qui con me Palmina Giannini. Noi la conosciamo tutti per le sue numerose battaglie per la ricerca sulle malattie rare. Bravissima! Io vi voglio dire solo grazie, perché nella mia vita ho avuto purtroppo la sfortuna di assistere due persone malate rare, mio marito che è defunto e mio figlio che ha l'ANF. E conosco questo grande uomo dal 1994. Noi siamo i leoni della ricerca scientifica, ma non solo sulla coria di Huntington, ma siamo, ci rivolgiamo a tutte le malattie e particolarmente a voi signori, perché voi siete il perno della ricerca scientifica, perché senza di voi l'Italia, sapete benissimo, la ricerca è finita. Quindi date col cuore e dateci un po' di sollievo, perché voi siete, cari amici, la nostra speranza per un futuro migliore. Adesso desidero avere vicino a me la grandissima Barbara. Sono per te. Palmina, per esserci vicino, grazie al fioraio, grazie a tutti voi per la partecipazione. E senza l'aiuto di tutti non si va da nessuna parte, quindi la ricerca ha bisogno di voi. Grazie mille per essere qui e per aver partecipato, e un grazie speciale a Palmina. Grazie, grazie a Barbara D'Alessio, grazie a Palmina Giannini. Allora io vorrei intanto che il presidente del CONI, il dottor Cavaliere, premiasse la prima classificata di questa seconda edizione di Run for Lear, Daniela Pellegrino, che come al solito è scappata. Prima o poi la vedremo sul palco questa donna. Va bene, allora il presidente Cavaliere e Luciano Di Pardo premiano Margherita Mancini, che ritira la coppa a nome di Daniela Pellegrino. Io vorrei che anche il presidente Cavaliere dicesse due parole su questa giornata. Il CONI, quando si tratta di solidarietà, c'è sempre. Sì, siamo sempre pronti a aderire a queste iniziative, questo in modo particolare perché il legame col professore Squitieri, non tutti sanno che il professore Squitieri, da quando è nato Teleton, il convegno di Teleton per le malattie rare in Molise, è il relatore, quindi sono 11 anni, qualcosa del genere, professore, 10-11 anni, ed è sempre disponibile per attivare ogni iniziativa che si fondi sulla solidarietà e sulla volontà di aiutare le persone meno fortunate. Quindi noi sosteniamo queste iniziative. Nella conferenza stampa di presentazione di questo evento lei ha reso una testimonianza, insomma, che è andata direttamente al cuore, perché veniva dal cuore. Sicuramente sì, e non è facile, devo dire, per me parlarne, perché avere un figlio di soli 26 anni che è malato di coria di Huntington e sapere la situazione in cui si vive ogni giorno tra mille difficoltà di ogni genere, le assicuro che è molto difficile. Però io colgo l'occasione proprio per lanciare un messaggio a tutti quanti, in primis alle famiglie che come me vivono questo dramma ogni giorno, perché so che molte famiglie sono reticenti nell'esporre il problema, cioè si chiudono nel loro guscio di dolore, ma non va bene, perché noi dobbiamo essere i primi a parlarne, a divulgarne notizie sulla malattia e a fare in modo che ci siano sempre più eventi di questo genere per raccogliere sempre più fondi, perché solo così possiamo sperare che un giorno arrivi questo miracolo di una cura che possa arrestare questa malattia, che è, le assicuro, orribile. Tutta la famiglia è stravolta, cioè si stravolge tutto il futuro, la progettualità di una persona. E quindi bisogna lottare, stare uniti, parlarne. Prima di suo figlio c'è stato il papà, suo marito. Sì. Questa croce quando è iniziata per lei? Purtroppo nel 1988, quando ho iniziato a vedere dei sintomi strani, perché io non sapevo che esistesse una patologia del genere, e neanche mio marito. Ecco il problema di fondo qual è, perciò parlarne nelle famiglie, perché addirittura si arriva a celarlo anche a un figlio, poi per ignoranza, non so per che cosa. Quindi ho cominciato a vedere questi primi sintomi e poi siamo... Com'erano questi sintomi? Questo è suo marito? Sì, sintomi di avere impossibilità nell'abbottonare, proprio in termini semplici, la camicia, piccolo tremore. Questi qua sono stati i primi sintomi.
e quindi ci hanno indirizzato verso un professore di Napoli, il quale, conoscendo la storia, perché la storia familiare è determinante, non dando le analisi, la TAC, la risonanza, cioè dalla storia si deduce, quindi conoscendo la storia, facendo l'anamnesi, ha diagnosticato questa malattia, di fronte a cui io sono rimasta interdetta perché non sapevo cosa fosse la corea. Quindi io comunque avevo già generato due figli. Ecco. Per suo marito quanto è durato? Questo non si deve fare, nel modo più assoluto. Io lancio un appello, bisogna parlarne, perché almeno una coppia può gestire il proprio futuro. Ci sono anche metodi adesso, in vitro, a Bruxelles si va, se vuole avere un bambino, però farle queste cose, che non è giusto, insomma, questo. Suo marito per quanti anni ha combattuto? Mio marito veramente è stato un caso un po' raro, nel senso che il professore diceva che di solito cioè vivono molto più anni, invece mio marito 6 anni, è stata molto rapida, perché poi più si manifesta in età giovanile e più è violenta. Questo figliolo, la forza gliela dà lei come? Questo figliolo è un ragazzo meraviglioso, non perché è mio figlio, ha una forza disumana quasi, cioè lui reagisce con tutte le sue forze, ha una compagna meravigliosa accanto e mi permetto di dire anche una bella famiglia che non lo lascerà mai in questa brutta storia. Io mi auguro proprio che la scienza faccia qualche cosa, così non ci sia più questa brutta malattia. Come ha conosciuto il professore Squidieri? Io l'ho conosciuto proprio tramite il professore Campanella, erano i primi anni in cui lui si era laureato e mi ricordo che ha cominciato a seguire mio marito e poi è andato via per studio a Vancouver per 2 anni, per cui non ha assistito agli ultimi mesi di malattia di mio marito, però è stato lui il primo insieme a Campanella. Lei è fiducioso sulla ricerca adesso? Io credo tanto, io ci voglio credere e ci dobbiamo credere e lotterò con tutte le mie forze nel mio piccolo per fare qualche cosa. Signora, tanti auguri, lei di forza ne ha tanto. Speriamo, grazie. Palmina Giannini, quanto c'è da essere presente per una giusta causa non manca mai. Beh, io sono circa 20 anni che lotto per le malattie rare. Sto partecipando a questa con la morte nel cuore perché c'è anche qualche persona sofferente della corea di Huntington che è stato colpito. E la morte nel cuore sta proprio perché sappiamo che soffriranno forse per tutta la vita. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare tutti quanti di alleviare questa sofferenza, partecipare, donare con il cuore affinché queste malattie così terribili vengano comunque debellate, almeno si può migliorare la condizione della vita di queste persone affette da patologie devastanti. E poi faccio anche un'altra considerazione, che è questa: pensate a un bambino sfortunato che nasce con una malformazione, con una condizione genetica devastante, la sofferenza dei genitori, ma del bambino stesso. Quindi diamo, amici, diamo con il cuore. Veramente io sono 14 anni, no, dal 1994 che conosco Ferdinando Squidieri. Siamo dei leoni combattivi, io, Ferdinando, Barbara, ci vogliamo un bene dell'anima e ci appoggiamo a vicenda in queste battaglie, perché non è semplice e non è facile convincere la gente a dare. No, non ci credo. A dare è difficile, la gente però capisce, prima o poi arriva nel momento in cui dice lo devo fare non solo per me ma anche per gli altri. Siamo in chiusura, che dire, è stata una bella mattinata, tanta partecipazione, tanta solidarietà, anche tanta allegria. Ci hanno colpito un pochino le testimonianze di Palmina Giannini e di Clotilde Colantuono, sono due donne provate dal dolore e dai problemi familiari che queste malattie purtroppo arrecano. Ci complimentiamo con Andrea Visone che ha concesso il bis, lo ringraziamo per la messa in onda e la regia del programma, ringraziamo pure Pino Vecchi che ha curato le riprese a Piazza Europa, ovviamente grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Un nuovo punto rivendita di materiale edile è pronto ad accogliervi nella zona industriale di Carpinone Isernia ed il Vibro Edilizia. Nella vasta gamma di materiali si possono trovare manufatti in cemento antisismici di produzione propria, in argilla disponibili in varie misure, materiale isolante, laterizi, materiale in legno, ferramenta edile, stufe a pellet, camini, forni e barbecue, vasta gamma di pietre nazionali ed estere, linea prodotti Caracol con tintometro e pittura
cura decorativa. Inoltre è possibile visitare lo showroom di ceramiche, sanitari e arredo bagno. Ed il Vibro Edilizia dispone di propri automezzi per effettuare consegne a domicilio. All'altezza dello svincolo per Carpinone Statale 17 troverete l'Edilvibro Edilizia.